Perché sono triste a Natale? Quali sono i motivi e come possiamo essere più produttivi? Come possiamo fare qualcosa che ci dia una mano per quello che stiamo svolgendo nelle nostre attività in generale nel resto dell'anno? Ti elenco un paio di motivi. Il cambiamento dei ritmi di vita, essere felici ad ogni costo, che è incompatibile con il momento. Tu non vuoi divertirti in quell'istante, invece sei quasi costretto dall'ambiente che ti circonda. Inizia anche il senso di colpa perché ti chiedi, ti domandi, ma come mai gli altri sono così felici, così entusiasti e io invece non riesco a essere così. Stress a causa della ricerca dei regali, vedere dei parenti che non vorresti incontrare, il fatto di fare un bilancio, di iniziare, siccome è la fine dell'anno, tendiamo a fare un bilancio di quello che abbiamo realizzato durante gli ultimi 12 mesi e poi abbiamo paura di affrontare questa cosa perché magari non siamo riusciti in tutto e questo comincia anche a essere un segnale, un indice che qualcosa è rimasto irrisolto. Allora, dov'è la risposta? Innanzitutto ti dico, evitiamo quelle solite cose da retorica, la risposta è dentro di te, la trovi dentro di te, eccetera, eccetera. Via quelle cose, cerchiamo di analizzare, di capire cosa possiamo fare. Smettila di caricare di aspettative quel periodo, è un momento e così passa. Focalizzati sulle cose che hai, invece di cercare per forza dell'altro. Cerca di fare qualcosa per te stesso che ti faccia stare bene. Io, per esempio, è un periodo in cui sono più produttivo in termini di scrittura. Siccome non mi trovo in giro a fare corsi o a gestire le mie attività, quello che faccio è scrivere e studio delle cose che avevo tralasciato. Insomma, cerco di riempire quegli spazi che in teoria mi potrebbero far sentire spaesato perché cambio le abitudini e in più sono produttivo, vado avanti, cerco di approfittare di questo anticipo sul tempo rispetto ad altri. Ed è quello che consiglio a te qualora ti trovassi nella stessa situazione. Analizza le cose che fai, cerca di approfittare, se hai qualcosa in sospeso, cerca di approfittare proprio di questo periodo per portarti avanti, per muoverti in vantaggio. Hai presente lo spot lì del dolce che fa il motivatore? A Natale poi, ecco, mamma mia che rabbia, mamma.